Allora, alcuni sono già arrivati, altri arriveranno, cercheranno di piazzarsi tutti lì sul piazzale, poi dopo andremo anche a sentire, così faremo quattro chiacchiere con questi autisti di questi mostri. Come vedete sono tutti puliti al massimo, insomma un raduno di camion è la prima volta, ripeto, è la prima volta che mi trovo, quindi per me è un'esperienza nuova, ma sicuramente anche voi che siete a casa è un'esperienza nuova. Andremo a vedere nei particolari questi camion bellissimi. Guardate, io adesso non so quanto possa costare una bestia del genere, ma tutti curati nel minimo particolare, praticamente sono case viaggianti.
Io sono stato colpito, a parte che sono tutti meravigliosi, dopo andremo a scoprirne altri, ma da questo camion, perché è aperto, allora ho curiosato dentro. Il proprietario, mi dicono che è uno spagnolo. 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 Lei è... lei è un padroncino, cioè padrone di se stesso, ok? Sì. Ma senti, ma un camion così, io credo che non è che ce ne siano tanti in giro, un no. Salotto del genere. Qualcuno ce l'hai, eh? Qualcuno c'è. Ma, Beppe... si può far vedere all'interno? Non so se riesci cosa riesci a fare, ma se sali lì sopra, io dopo ti passo la telecamera e fai vedere il salotto che c'è. Prova. Dovresti vedere l'interno. È un salotto che neanche a casa abbiamo. Vuoi dire che questo signore vive su questo camion come fosse a casa sua, anzi forse meglio. Io non riesco a capire come faccia a guidare. Insomma, io scendo giù perché mi spavento. Ragazzi, io mi spavento a camion fermo. Figurarsi quando il camion è in moto. Ma come questi ci sono altri che noi andremo a scoprire e andremo a intervistare. Da quant'è che fai il camionista? Dei 21 anni, ce l'ho 40, fai calcolo, 19 anni. Come è una passione? È una passione, sì, 100%. Perché altrimenti, se non fosse la passione, è anche un sacrificio che è difficile. Se non ti piace fare questo mestiere, è meglio non farlo. Fare. No. E quello del bestiame è ancora peggio. Perché vedo. Io ce l'ho il bestiame. E sai cosa mi ha colpito? Lo dico anche a casa, mi tolgo sti occhiali. Che un camion che porta bestiame, uno si immagina... Tutto sporco. Bravo. Sì. Bravo. C'è delle ore a pulire. Questo è un salotto viaggiante e questo signore porta il bestiame. Per far capire a chi è a casa, cosa che io non sapevo, la passione, la voglia, anche di fare la sua figura, perché sì, no? Sì. Mettiamo anche il bello. Questo viene di mio papà, che anche lui sei pulito, sempre tutto a posto, tutto pulito, e c'è la passione di papà. E tu dov'è che agisci col camion? Sei di qua? No, sono di Spagna io. Ho portato, ho caricato in Spagna, ho portato le vesti qua in Italia. Da in Spagna sei. Ce l'ho tanto amici, no, vieni il raduno, è venuto il raduno. Hai lavato tutto il camion, sei venuto. È venuto qua. Il tuo nome? Jordi, in italiano Giorgio. Grazie, e complimenti, bravo. Meraviglioso.